La location che abbiamo scelto per questo lancio non vi sembri esageratamente ironica, ma serve per stemperare, perché questa montagna d'acqua è ben diversa dalla bomba d'acqua del 18. Però questa montagna è il frutto di un lavoro eccezionale che stanno facendo i volontari da più di una settimana e vanno assolutamente ringraziati, perché stanno aiutando la nostra città, l'intera Sardegna, la Gallura in particolare, che è stata colpitissima. Però noi viviamo in una regione dove su 377 comuni, 306 sono fuori legge, non hanno un piano idrogeologico. Il 73% è a rischio frane, il 27% a rischio alluvione. Dobbiamo fare qualcosa ora e subito. Don Andrea, lei è un'istituzione, conosciuto da tutti, apprezzato da tutti e da sempre si occupa degli altri. Immagino che in questa occasione specifica, in questa tragedia nazionale, come è stata definita più volte dai vertici dello Stato, ci troviamo di fronte a una situazione che non avremmo neppure immaginato probabilmente. Però mettiamo da parte la questione del destino, le precipitazioni o cose di questo genere. Lei come vede quello che sta accadendo proprio in termini umani e umanistici? Allora, intanto per il fatto in sé, io rappresento che Olbia nel 79, quando ci fu una prima alluvione molto minore, di minore intensità, però allora c'erano anche i canali da pulire, quindi c'erano un sacco di polemiche. Ora i canali erano puliti, però Olbia di per sé è un bacino destinato a ricevere molta acqua da tutte le parti, per cui non è più che eccessivamente è avvenuto, eccessivamente ha portato anche questa alluvione che ha invaso molto più la città e ha distrutto molte famiglie. Sono due facce che vengono fuori, intanto appunto questa tragedia, il lutto, il dolore, ma anche la solidarietà. Ecco, io dicevo anche domenica nella omelia che l'alluvione ha portato via suppellettili, mobili, però non ha portato via né la dignità né la carità, perché vediamo che la gente veramente che si vuole rialzare si sta rialzando con grande grinta, anche chiaramente tristi, preoccupati per il futuro, per quello che può avvenire per la casa, per l'azienda, per la famiglia, e allo stesso tempo vediamo che tanta gente che si è messa in moto per aiutare. L'aiuto immediato c'è stato e c'è, e qui ancora stiamo cercando di giungere appunto a tutte le famiglie per le prime necessità. Poi ci vorranno altri tipi di intervento. Ormai le famiglie stanno più o meno rientrando nelle case, cercando di rientrare. Diciamo, è una fase 2 questa. È la fase 2, poi ci sarà subito la fase 3, perché c'è bisogno di provvedere a quelle che sono l'arredamento di base, e allora ci vogliono interventi un pochettino più sostanziosi, che non come Caritas e come centri di punto di primo intervento non possiamo risolvere. Noi come opinione pubblica, come gente comune, risentendo le parole del Vescovo Sanguinetti durante i funerali, la mano dell'uomo non è estranea a questa tragedia, come ci dobbiamo porre rispetto a quelle parole? Cercare di rispettare l'ambiente il più possibile e quindi eventualmente anche nei piani di costruzione di d'ora in avanti fare in modo che le case non vengano su bacini che possono essere alluvionati, quindi distanti dai canali e possibilmente sopraelevate. Queste sono tecniche che non sono state mai messe in attuate, sono anni e anni, decine di anni, forse sì, decine di anni che questo qui, il problema è stato trascurato. Come nei terremoti si dovrebbe costruire case antisismiche, qui dovrebbero essere abitazioni sopraelevate, in modo tale che almeno non ci siano queste, perché l'alluvione ci può anche essere per destino, però la casa dovrebbe essere salvata. Beh, sono tecniche, ma ripeto, non è mia competenza, è solo un modo
di vedere. La cosa che noi facciamo come centro Caritas è quella di stare vicino alla gente, sostenerla, incoraggiarla e far capire che piano piano si può rialzare con l'aiuto delle persone. E c'è tanta gente veramente che si è mossa, da tutte le parti della Sardegna, anche da parte dell'Italia, e anche tra famiglie vicine, perché sono famiglie che alluvionate che hanno avuto i vicini più messi male, e allora sono messi a disposizione della famiglia. Mi diceva delle persone in certe vie che dice: anche noi stiamo riscoprendo vicini. Prima pensavamo ciao ciao, invece ci scambiamo il pasto, ci scambiamo l'aiuto, quindi nella tragedia c'è anche un aspetto comunitario, un aspetto appunto di movimento, di ritrovarsi insieme. Questo nel male, perché poi ci sono state vittime anche, questo bisogna dimenticarle. E quello abbiamo avuto qui in questa chiesa della Sacra Famiglia per 2 giorni, le 6 salme aperte qui in questi 2 bambini, e veramente c'era da piangere, perché è normale che quando vedi creature grandi morti in questo modo si sta male, si soffre, e poi bisogna superare. E lì c'entra anche la speranza cristiana, che guarda oltre la morte. Ma questo è un altro discorso che forse in questo momento non so se è il caso di fare, è un discorso molto lungo. Grazie per adesso. Grazie a voi. Michele, tu sei uno studente del Defeno, sei del 5° anno e vi siete imbattuti, diciamo, con la tragica realtà dell'alluvione del 18. Tutti, ma proprio tutti, anche ad altissimo livello, hanno messo in evidenza questo popolo solidale, e in modo particolare voi giovanissimi. Ti aspettavi che i tuoi coetanei rispondessero così bene a una tragedia come quella che è avvenuta qui? Sinceramente pensavo che comunque i giovani di Olbia, cioè, veramente mi sono veramente colpito della loro reazione, della loro voglia di aiutare le persone. Ho visto anche quasi tutte le scuole di Olbia hanno fatto questo volontariato qua, come abbiamo fatto noi del Defenu, che abbiamo organizzato delle squadre in vari punti, mandato delle varie persone, un tot di persone che ci sono state richieste, ad fare appunto volontariato durante le ore di lezione. Comunque non risultano assenti, sono comunque presenti a scuola, però stanno facendo attività di volontariato, e ho visto che molte altre persone, comunque anche giovani che anche sono diplomati, hanno dato il loro contributo anche nella città, e ho visto anche fuori Olbia tante altre persone, come per esempio da Ozieri. Ho visto il gruppo di Ozieri che è venuto appositamente per fare volontariato. Anche da Oliena stanno portando anche degli indumenti e cose che potrebbero comunque servire. Michele, io volevo domandarti, sbagliavamo noi a dipingervi come lontani, indifferenti rispetto alla realtà della società, oppure voi in questa occasione così tragica avete scoperto che si può fare, che ci sono dei valori che in occasioni come queste emergono, quindi li avevate ma erano forse un po' nascosti? Sì, esatto, io penso che comunque queste persone la solidarietà ce l'hanno dentro di sé, e in questo momento sono riusciti a farla vedere a tutti quanti, la loro solidarietà verso le persone che hanno bisogno. Quindi penso che la gente inizialmente si è sbagliata a giudicare le persone della nostra età come persone, diciamo, poco solidali. Però io faccio il mia culpa pubblicamente, va bene? Grazie. Questa non la posso mollare, che me la prendono immediatamente. No. Non le faccio perdere molto tempo, perché tutti abbiamo molto Mamma da mia, fare, siamo veramente, i ritmi sono esagitati. Ritmi serratissimi. Però la città sta rispondendo molto bene. Allora, in questi giorni si stanno risvegliando purtroppo le persone che erano scioccate dall'acqua e hanno avuto il coraggio di chiedere aiuto in questi giorni. Prima non si erano presentate per dignità o per altro. Dunque adesso stiamo evadendo proprio le richieste nuove per modo di dire, persone che finalmente hanno avuto il coraggio di venire a chiedere. Come dire, una presa di coscienza concreta. Una presa di coscienza, esattamente. Prima ci dicevano: non vogliamo niente, dati a chi ne ha più bisogno. Avevano l'acqua fin qua. Più bisogno di chi, insomma, rendiamoci conto.
e adesso finalmente si sono resi conto che hanno bisogno. Poi le scuole mi hanno mandato questi ragazzi meravigliosi. Le scuole stanno riscuotendo un successo eccezionale. Un successo incredibile, per cui ci sono tutti i miei ragazzi, io lavoro a scuola e adesso stanno andando a chiedere famiglia per famiglia e vedere di che cosa hanno bisogno. Mi mandano il campione del vestito, li vogliamo di questa taglia, bellissimi, bellissimi. E così si scelgono i vestiti e glieli portano direttamente a casa, perché la vergogna sta anche in quello, nel venire a chiedere. Però con questo tramite sta funzionando bene. Quindi c'è anche un ponte generazionale. Esatto, esatto. Questi ragazzi quasi quasi tolgono un po' l'inibizione, no? Riescono ad arrivare, insomma. Probabilmente non venendo loro a chiedere, ma mandando gli altri li viene meglio. Quanti giorni occorreranno per ritornare a una parvenza di normalità? Guardi, già ci stiamo sistemando, perché già stiamo dando molti meno pasti caldi, per esempio. Questo è un buon segno. Un po' di meno, esatto, un buon segno. Prima erano circa 3.000? Ma tantissimi, tantissimi, tantissimi. Adesso un po' di meno. La generosità dei ristoranti, questo devo segnalare. Allora, i ristoranti che vengono mi mettono a disposizione le cucine, mi sono arrivate quelle derrate alimentari in dosi industriali che non si possono consegnare alle famiglie. E loro mi stanno cucinando di tutto, proprio una cosa meravigliosa. Quasi tutti i ristoranti di Olbia, noi non stiamo più ordinando dalle cucine istituzionali, insomma, ma è tutto volontariato, una cosa molto buona. Ne ho parlato anche con i ragazzi, prima i ragazzi del Defenu, e mettevo in evidenza questo aspetto. Io per primo, insomma, qualche volta ho punzecchiato le nuove generazioni, no? Per no, alcuni no, no, guardi, qua no, qua sono carinissimi. Quelli che stavano brindando al limoncello ieri sera li ho cacciati, dunque non ci sono problemi. Però noi abbiamo sempre messo in evidenza quanto la Sardegna sia generosa. In questo caso è come se noi riscoprissimo questa generosità, perché rimaniamo sbalorditi da quello che andavamo dicendo, ma oggi lo vediamo. Ma soprattutto sa che cosa mi risponde questa gente? Grazie, perché abbiamo imparato che aiutando gli altri si sta bene. Mi dicono questo, cioè qua c'è una... io faccio un lavoro d'aiuto, faccio l'educatrice, dunque so che cosa significa. Però chi non fa un lavoro d'aiuto non lo capisce, qui l'ha capito. Stanno bene dopo aver aiutato gli altri e ci ringraziano di avergli dato questa possibilità. Quindi è un virus benefico. Benefico, benefico, benefico. Qua... Grazie per tutto quello che state facendo. No, grazie a voi, insomma, che lo documentate. Ho questa stufa, se non me la rubano, ne abbiamo pochissime. Vabbè. Stiamo aspettando i nuovi. No. No, aspettiamo i nuovi perché abbiamo una richiesta veramente enorme. E materassi sono carenti, e ci sono persone anziane, persone disabili, dovrebbero rivolgersi anche, non lo so, a persone dove... Dicevano che nei primissimi giorni gli alberghi avevano fornito molti materassi. Sì, ma ne abbiamo ricevuto, però siamo carenti veramente di matrimoniali e poi vorrebbero i nuovi, perché molte persone, ovviamente, avendo arredato anche case nuove, si ritrovano adesso a non avere niente, quindi ovviamente vorrebbero, insomma, stare anche comodi, perché il disastro è entrato dappertutto, sia nelle case povere sia nelle case di persone agiate, insomma, e quindi questo è. E quindi dove dovrebbero speriamo... portare eventualmente? Beh, adesso ne stanno portando qua insomma, volontari, persone che offrono, e poi adesso so che stanno facendo il centro lì vicino alla Stemar, sarà un centro di raccolta, quindi è sarà probabile un centro di raccolta unico in zona industriale, quindi spero che molte persone si rivolgano anche lì. Noi diamo quello che ci offrono e ben volentieri. Però noi siamo qui da oltre un'ora qui alla Sacra Famiglia e abbiamo visto veramente un lavoro eccezionale. Eccezionale, ci sono molti ragazzi, molte persone che si stanno veramente dando da fare e siamo tutti qua che cerchiamo di aiutare, ci diamo veramente l'anima. Quindi noi siamo qua, il nostro gruppo qua, che diamo appunto i materassi e le reti e ci becchiamo tutto il freddo, però siamo contentissimi di questo. Potrei starmene a casa al calduccio, invece no, sto qua al freddo per aiutare chi ne ha veramente necessità. Quindi siamo contentissimi, il nostro gruppo è questo.
Grazie. Prego, prego. Speriamo di accontentare veramente tutti. E Olbia, Olbia ne ha veramente bisogno, perché non l'ho mai vista così. Non l'ho mai vista. Ci sono stati momenti in anni fa, nel 79, che io l'ho subito quando ero ragazza, quindi so cosa vuol dire essere danneggiati a casa con l'acqua dentro e il fango. Non era niente di simile. Ma non era niente di simile. Qua è successa una cosa veramente disastrosa, cosa che si poteva evitare. Stop, non dico altro. Vi chiediamo scusa e facciamo perdere pochissimo tempo, sono giorni sì, concitati per tutti, insomma, no? Da ambo le parti. Anzitutto, chi siete, da dove venite e da quando siete qua? Allora, noi siamo Guardian Angel, come dice la parola, siamo guardiani, angeli, aiutiamo chi ha bisogno. Io sono di Cagliari, ci siamo da sabato, cercando di poter fare il possibile, aiutare tutti. Adesso siamo in giro a portare pasti caldi, cercare di fare il possibile per far stare bene la gente. Non è poco. Sì, però la solidarietà è stata immensa, bellissima. Infatti noi, io e i miei colleghi, siamo rimasti stupiti anche dall'accoglienza che ci hanno dato. E cerchiamo di fare il meglio per tutti. Grazie di essere qui. Prima di salutarvi, volevo chiedere, quello che avevate visto, mettiamo dal web, dalla stampa, dalla sì, televisione, quello che poi avete visto con i vostri occhi, era la stessa cosa o no, purtroppo la situazione no, era peggiore? È molto peggio rispetto a quello che si vede in televisione, molto molto peggio. Visto di persona non è lo stesso che vederlo in televisione, è proprio una cosa toccante e si spera, si augura che Olbia si riprenda al più presto con la solidarietà, con l'aiuto tra cittadini. Nel poco si può, una goccia in più è sempre... Una goccia in più fa sempre comodo, sì, insomma. Infatti. Grazie di essere qui allora. Niente, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Aspetta, la prima. Ok? Sì. Signora, non le sembra strano che da sempre si fa riferimento alla Sardegna e ai sardi come un popolo ospitale, solidale, e in questa occasione tutti, a partire da me, siamo sbalorditi dalla solidarietà dei sardi? Ma noi siamo un popolo fortissimo, siamo i demonius della Sardegna, per quanto su dicano il contrario, ok? Basta così. Adesso io grazie. Grazie a tutti i ragazzi che sono venuti ad aiutarci da tutta la Sardegna, perché qua è arrivata tutta la Sardegna, e a tutti i ragazzi che hanno aiutato le case, perché grazie a Dio qua più o meno si riprende a lavorare, però quelli che hanno perso tutto a casa, io devo fare un applauso veramente alla solidarietà che c'è stata in giro, perché non avevo mai visto una cosa del genere. Però è altrettanto importante, partendo dal manifestino che abbiamo visto affisso fuori, che voi avete dato un appuntamento ed è importante, anche per dare un segnale. Speriamo di mantenerlo, perché c'è da fare. Raccontiamolo, cioè entro Natale sarà riaperto? Si spera di sì, io sono un dipendente, queste cose... Però l'intenzione è quella. L'intenzione è quella. Adesso facciamo il possibile per mantenere... Fede alle cose, però vede anche lì com'è. È tutto distrutto. Ma quando siete entrati? Quando sono entrato alle 7:30 non riuscivo a entrare dalla porta. Questo martedì mattina. Martedì mattina. Non si riusciva a entrare perché tutta la merce era... Qua era tutto... Galleggiava. Non si riusciva a entrare. Sì. Era proprio spaventoso, ma anche le grida, giustamente i pianti delle persone, era una cosa mai vista. Io non l'ho mai vista, l'ho vista solo in televisione in certi posti. Però non, o in certi film. In certi film, film brutti, perché... Boh, non so... Però è incoraggiante il vostro... Però io... Il coraggio che abbiamo avuto tutti quanti, perché tutti i ragazzi, ricchi, poveri, medi, hanno dato tutti una mano a tutti. Quindi un applauso, io faccio un applauso a tutti i ragazzi
Io parlo di qua e poi sabato e domenica sono andato ad aiutare anch'io nelle case, come tutti gli altri. Basta. Ci vediamo a Natale? Speriamo di sì. Speriamo di sì, c'è un po' da fare. Questo è il punto raccolta dove le automobili vengono condotte dai volontari, dai carrattrezzi, sono più di 100. Nella giornata di domenica ne sono arrivate oltre 40. Anche questo rende bene l'idea ciò che è accaduto lunedì 18 ad Olbia. La situazione è evidentissima, è certamente un dato che non può essere trascurato nell'autonomia generale di quello che occorre fare per ridare vita all'intera città.